Ok ragazzi, ciao, stasera facciamo un tutorial veloce, abbastanza veloce perché non è che c'è molto da dire, abbastanza anche facile da comprendere. È un tutorial che faccio per rispondere a una richiesta dell'amico Salvo Russo, che è un amico che si è iscritto e mi chiedeva delle informazioni in merito ai cambi di tonalità. Ai cambi di tonalità innanzitutto cerchiamo di capire perché vengono fatti. I cambi di tonalità vengono fatti durante una canzone, di solito si usa solitamente, non è d'obbligo logicamente, fare un passaggio di tonalità, forse per aprire anche di più gli ultimi ritornelli prima del finale della canzone, o di solito si fa a metà canzone, ma non c'è una regola ben definita sui cambi di tonalità. Però ecco, i cambi di tonalità vengono fatti anche nell'ipotesi che stiamo suonando una canzone che in tonalità originale arriviamo strozzati a cantarla. Ecco che a questo punto si fa un cambio di tonalità, ci si abbassa. Di solito, non so, se suonando in Do una canzone, Do, La minore, Re minore, Sol, il classico giro, diciamo, la canzone è troppo alta, diciamo, ok, l'abbasso di un tono e mezzo riesco a cantarla bene, allora dal Do la porto in La. Il principio di poter abbassare le canzoni magari resterà un po' difficile le prime volte, però dopo ci prendete l'abitudine, per dire, c'è Do, il giro è Do, La minore, Re minore, Sol. Se vogliamo portarle tutte in La è sufficiente che noi, carta e penna, per chi ha le prime volte, ha le prime armi, poi dopo quando si capisce il meccanismo si riesce a fare anche senza doverlo trascrivere, ci si abbassa di un tono e mezzo. Per un tono e mezzo basta contare tre semitoni, dal Do si fa 1, 2, 3, ecco che si arriva sul La. Questo è il primo accordo. Se il secondo accordo è la La minore, si scende di tre semitoni, 1, 2, 3, ed ecco che il secondo accordo diventa il Fa diesis minore. Se il terzo accordo era il Re minore, si scende di tre semitoni, 1, 2, 3, ed ecco che è il Si minore. E l'ultimo accordo, quello che chiude il giro, che era il Sol settima, dal Sol si fa 1, 2, 3 e diventa Mi settima. A questo punto ecco che abbiamo spostato la canzone dal Do maggiore alla maggiore, quindi La maggiore, Fa diesis minore, Si minore e Mi settima, abbiamo spostato di un tono e mezzo la canzone. Possiamo farla anche trasportandola in su con lo stesso principio. È sempre, in questo caso, trasportare le canzoni è un semplice principio matematico, né più né meno. Poi le canzoni vengono spostate anche per la necessità, per esempio se cantate una canzone che è interpretata in maniera originale da una donna, o viceversa, se una donna vuole cantare una canzone che in tonalità originale appunto è cantata da un uomo, ecco che qui i timbri cambiano completamente. La voce dell'uomo è, anche se sembra assurdo, c'è chi sostiene che la voce della donna sia più alta. No, è il contrario, è l'uomo che ha la voce più alta perché ha una chiave di tenore, mentre la donna ha una chiave diversa che sembra che sia più alta, ma in realtà è più bassa come impostazione di tonalità all'interno di una chiave. Detto questo, è logico, se una canzone cantata da un uomo o da una donna è in Do, se vogliamo cantarla dal sesso opposto, la regola giusta è quella di scendere di almeno due toni e mezzo, cioè dal Do andare in Sol. Quindi se la canzone cantata da un uomo è un Do, La minore, Re minore, Sol, ecco che cantata da una donna sarà un Sol maggiore, Mi minore, La minore e Re settima. Poi il principio di trasportarle, quello che vi ho fatto vedere, è una questione matematica. Vi mettete lì con carta e penna su ogni accordo, vi spostate dei semitoni che ritenete di voler trasportare la canzone in giù o in su, ed ecco che la canzone avete fatto il trasporto. Però Salvatore mi chiedeva una cosa particolare, e questa, ecco, ci tengo a fare. Lui mi diceva, se deve cambiare tonalità all'interno di una canzone, cioè dal Do maggiore passare al Re minore, quali sono le note importanti, quelli che definiscono anche all'orecchio di chi ascolta il cambio di tonalità? Beh, solitamente si lancia su quello che è l'accordo finale, l'accordo risolvente, cioè per dire se Do maggiore, La minore, Re minore,
Sol. No, anche qui non c'è una regola, uno può cambiare anche in maniera secca, andare di colpo a Re, Si minore, Mi minore e La. Però se si vuole accompagnare bene, per esempio, se noi ipotizziamo che ogni accordo sta all'interno di una battuta di quattro quarti, ecco che partendo dal Do, La minore, Re minore, Sol, quando noi siamo sul Sol, facciamo due quarti sul Sol, gli altri due quarti li portiamo sull'accordo risolvente della tonalità che vogliamo fare. Cioè, se la tonalità di Do maggiore, La minore, Re, Sol settima è l'accordo finale, se noi vogliamo portare la tonalità in Re maggiore, ecco che quando siamo sul Sol, i primi due quarti li teniamo sul Sol, gli altri due quarti li portiamo sul La e poi andiamo nella nuova tonalità. Cioè, vi faccio un esempio adesso suonandola, faccio il giro di Do, classico giro di Do, quando arrivo sul Sol farò due quarti di Sol, Salvatore, salvo, due quarti mi sposto su La, così ho predisposto la canzone a essere cantata in Re maggiore e non più in Do. Ti faccio l'esempio. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. È uguale se voglio tornare indietro. Vedi che facendo il cambio di tonalità sull'accordo risolvente, quello finale del giro, ecco che io predispongo all'orecchio di chi sta ascoltando e quindi anche in maniera precisa e ben definita questo cambio di tonalità. Però, come ho detto prima, non è una regola scritta e definita nel modo più assoluto, non esistono sotto l'aspetto della composizione di una canzone regole ben definite su questo. Le regole sono quelle della musica, per l'amor di Dio, e che abbiamo visto che tanti artisti sono stati anche capaci di stravolgere un po' quelle che erano le regole basi. Cioè, ti faccio l'esempio di Michelle dei Beatles, che è una canzone in Mi maggiore che parte col Mi minore. Cioè, Mi non la ricordo più, aspetta. Cioè, la canzone è scritta in Mi minore, però magicamente parte in Mi maggiore, però qui stiamo parlando di geni come John Lennon, quindi adesso l'ho pasticciata un pochino perché non me la sono ricordata, mi è venuta in mente così. Quindi non esistono regole ben definite nella musica se non quelle ben precise. Quindi una canzone può essere spostata di tonalità come un autore o come un artista meglio crede. Quello che è importante è che sia piacevole all'orecchio e che stia all'interno del contesto della canzone. Quindi, ritornando alla tua richiesta che mi chiedevi come spostare, quali sono le note che possono predisporre il cambio di tonalità, lo devi fare, ripeto, nella maggior parte dei casi lo devi fare sull'accordo risolvente, dividendo in due la battuta con i due accordi. Vedi, c'è questo passaggio qua, è uguale nel tornare indietro, però anche qui non è una regola, perché io posso passare benissimo dal Do maggiore al Re maggiore senza dover fare questa variazione sull'accordo risolvente. Comunque rimane comunque piacevole all'orecchio. Tutto dipende da uno come vuole interpretare un brano, perché indipendentemente magari uno la vuole scrivere una canzone, però può anche benissimo prendere una canzone già famosa, un evergreen, una canzone conosciuta, e interpretarla alla sua maniera, spostare magari continuamente la tonalità,
come meglio crede di voler interpretare quella canzone lì. Detto questo, salvo e cari amici, come potete vedere nella musica c'è talmente un grande spazio per poter esprimere la propria fantasia e anche il modo di interpretare una canzone, che quando mi viene chiesto se ci sono delle regole e dei passaggi, dico di no. Le regole le fai tu nel momento che vuoi fare un'interpretazione o che scrivi una canzone. Detto questo, ribadisco, quello che è importante è che tutto sia piacevole all'orecchio e che stia all'interno del contesto della canzone. Vabbè, spero di essere stato di aiuto, di aver chiarito questo tuo dubbio e il dubbio che magari poteva avere qualcun altro, e ripeto, se avete qualcosa da chiedermi, ragazzi, non fate nient'altro che scrivere sul mio canale, nei commenti, mi chiedete qualcosa, io sarò più che lieto di potervi soddisfare, se sono in grado di poterlo fare, certo. Io spero di avere, non ho le risposte per tutto e per tutti, anche se ho i miei abbondanti 45 anni dentro nel campo musicale. Si ha sempre da imparare nella musica, non pensiate di essere mai arrivati. Nella musica c'è sempre qualcosa da imparare, anche quando pensi di essere chissà che, non è vero, sbagli. Ricordatevi che l'umiltà, accettare le critiche e apprendere e capire che ci può essere qualcosa di nuovo è la forza di un vero musicista. Questo. Chi crede di essere già arrivato perché sa fare mille cose sbaglia, a mio avviso, questo è il mio parere personale. Io che ho cominciato a suonare a 13 anni, adesso ne ho 57, credetemi, io sono ben contento ogni giorno quando mi capita di imparare qualcosa di nuovo, anche da qualcuno che magari ne sa qualcosa più di me, o qualcuno anche magari più giovane che ha avuto un intuito e una genialità che magari io nella vita non ho avuto. Quindi, accettate sempre la critica, accettate sempre i consigli, valutateli se ritenete opportuno che siano corretti, perché no? Quindi, come in tutte le altre cose, ribadisco, se mi volete chiedere qualcosa, come stavo dicendo, sarò ben lieto di soddisfarvi. Ok, salvo, spero di essere stato di aiuto alla tua richiesta e ci vediamo alla prossima occasione, va bene? Ciao ragazzi, alla prossima volta, dai!